Ciao a tutti da Mirko, oggi facciamo un video completo sull'R9 Mix Otta, ultima ricevente a 900 MHz della linea FerreSky. Come sempre, se volete acquistarla, vi lascio qualche link in descrizione. Questo video sarà suddiviso in tre parti. Nella prima vedremo come collegare e configurare la ricevente, nella seconda come fare il bind, nella terza come aggiornare il firmware. In descrizione vi lascio la timeline in modo che possiate andare direttamente alla parte che vi interessa. Prima di iniziare volevo precisare che questa ricevente si può usare solo con moduli R9 con firmware access. Inoltre vi ricordo che per usare un modulo con firmware access è necessaria una radio access. Se avete una radio ACCST quindi non potete usare questa ricevente. Parte 1, collegamento e setup. La R9 Mix viene venduta con questi pin e connettori, evitate di usarli perché occupano inutilmente spazio e non servono. La soluzione migliore è saldare i fili direttamente alla scheda e proteggerla con del termorestringente. Per quanto riguarda i fili, 28 VG è la misura ideale. Diamo uno sguardo allo schema per capire meglio dove saldare i cavi. L'R9 Mix ha diversi pad per garantire il collegamento su tutte le configurazioni possibili, non tutti i pad quindi andranno usati contemporaneamente. Comunque, due pad che dovremo usare in ogni caso sono quelli alimentazione e terra, quindi per convenzione colleghiamo un filo nero sul GND e uno rosso sul VIN. Il pad S-Bus IN serve per collegare una seconda ricevente in ridondanza, per FPV è una cosa che non serve, quindi ignoriamo questo pad. Il pad che ci interessa invece è quello S-Bus OUT, in quanto si occupa di inviare il segnale della ricevente al flight controller. Il cavo deve essere collegato su un pad RX, ma ci sono piccole differenze tra scheda F4 e scheda F7. Vediamo entrambi i casi. Per scheda F4 dobbiamo usare un RX dedicato. Questo di solito è chiamato S-Bus. Su alcuni modelli come le schede F4 eFlight invece abbiamo una N prima di RX. Come vedete qui c'è NRX2. Il pad da usare sarà quindi questo. Su scheda F7 invece possiamo usare qualsiasi pad RX a disposizione, in quanto le inversioni sono gestite direttamente dal processore. Più sotto abbiamo i pad Inverted S-Port ed S-Port F-Port. Questi pad si occupano di trasmettere i dati del flight controller alla radio e andranno collegati sul TX di una UART libera. Dovremo scegliere l'uno o l'altro in base al nostro flight controller. Attenzione però che non potete usare la stessa UART dove avete collegato il cavo S-Bus, quindi se ad esempio avete collegato il cavo S-Bus nella RX2 non potete usare il TX2 per smart port, ma dovete per forza collegarlo su un altro TX. Anche qui ci sono differenze tra scheda F4 e scheda F7. Su scheda F4 usiamo il pad Inverted S-Port e come abbiamo detto lo colleghiamo su un TX libero. Se abbiamo un F7 invece usiamo il pad S-Port F-Port e anche questo va collegato su un TX di una UART libera. A questo punto è venuto il momento di saldare i fili e visto che userò un flight controller F7 salderò i cavi usando i pad GND, VIN, S-Port F-Port ed S-Bus OUT. Molto bene, ho già fatto il collegamento con il flight controller F7. Come vedete ho saldato il VIN nel 5V, la terra nel GND, S-Bus OUT nell'R1, SmartPort nel T4. Non mi rimane che avviare Betaflight per configurare la ricevente. Iniziamo la configurazione andando in ports e visto che ho saldato S-Bus nell'R1, attivo Serial RX nella UART1. Il cavo SmartPort invece l'ho collegato nel T4, quindi nella riga della UART4 vado in telemetry output e attivo SmartPort. Passiamo al tab configurazione, qui dobbiamo andare in receiver e attivare serial base del receiver. Nel menu a tendina sotto scegliamo S-Bus. Se avete collegato SmartPort non dimenticate di attivare telemetry. Per quanto riguarda la ricevente, su Betaflight per il momento abbiamo finito. Possiamo chiudere e passare alla prossima parte. Parte 2, bind e failsafe. Nelle riceventi access il bind avviene in due fasi. Prima dobbiamo registrare la ricevente e poi fare il bind vero e proprio. Per rendere l'operazione più semplice userò questo interruttore. Se anche voi volete costruirne uno, vi lascio il mio tutorial in descrizione. Andiamo in External RF e scegliamo il nostro modulo, io ho l'R9M Lite Pro quindi scelgo questo. Ora vado in modulo e clicco Reg.
Premo il tasto Fail Safe nella ricevente e l'alimento. Come vedete l'R9 MX viene riconosciuta dalla radio, quindi premo Enter. La ricevente è registrata. A questo punto spengo la ricevente. Ora vado sul receiver 1 e premo BND. Senza premere nessun tasto nella ricevente, l'accendo. Ancora una volta la ricevente viene riconosciuta, quindi premo invio. Molto bene, il bind è andato a buon fine. Posso premere OK. A questo punto posso impostare il fail safe portandolo da no set a no pulse. Per quanto riguarda il fail safe ho fatto un tutorial molto completo, se avete dei dubbi su questo argomento potete vedere il mio video, come sempre lo trovate in descrizione. Visto che ho collegato SmartPort vado nella pagina telemetry e faccio discover new sensor. Come vedete ha trovato tutti i sensori del flight controller. Se vedete che non funziona, delle volte potrebbe essere necessario prima cancellare i vecchi sensori. Questo capita soprattutto dopo un cambio firmware. Per quanto riguarda SmartPort, comunque è un collegamento opzionale, in quanto tutti i dati della telemetria vengono visualizzati dall'OSD degli occhiali senza bisogno di collegare SmartPort, e io personalmente sui miei droni non lo collego mai. Ritorniamo su Betaflight e verifichiamo che nella pagina Receiver il radiocomando venga riconosciuto. Perfetto, è tutto a posto. Se notate che avete dei comandi invertiti, andate in Channel Map e cambiate AETR 1234 in TAER 1234. Poi salvate. Con il bind abbiamo finito, possiamo passare alla terza fase. Parte 3, firmware upgrade. L'aggiornamento firmware è una parte opzionale e se in generale la vostra ricevente funziona bene, non è necessario farlo. L'upgrade comunque non è da intendersi solo come portare il firmware attuale ad una versione superiore, ma anche come aggiornamento per il cambio regione, ad esempio portando la ricevente da FCC a LBT o viceversa. Per prima cosa dobbiamo procurarci il firmware, lo troviamo nella pagina ufficiale FRSky, il link è in descrizione. Clicchiamo su Access Firmware, poi Download. Qui sulla sinistra ho la cartella download del mio PC dove ho scaricato il firmware dal sito, mentre sulla destra c'è la microSD della Taranis collegata al PC tramite adattatore USB. A questo punto estraggo i firmware. Quindi copio la cartella che ho appena estratto nella cartella firmware della microSD. Per finire posso rimuovere la microSD dal PC e metterla di nuovo nella radio. Come tutte le nuove riceventi FRSky, anche la R9 MX dispone di funzionalità OTA, quindi può essere aggiornata senza doverla scollegare dal flight controller. Tuttavia, se per qualche motivo volete usare il vecchio metodo, è ancora possibile collegarla alla Taranis e aggiornarla via SmartPort. Ora siamo pronti per aggiornare la ricevente, in questa fase deve essere spenta. Quindi vado nella pagina della microSD, poi nella cartella firmware. Apro la cartella che ho scaricato e come vedete ci sono i vari firmware, in questo esempio installerò una versione FCC. Seleziono il file e tengo premuto a lungo Enter. Quindi scelgo Flash RX by External OTA. A questo punto alimento la ricevente. Molto bene, la radio la riconosce, posso premere Enter. Qui vediamo il firmware attualmente installato, per procedere premo OK. Molto bene, aggiornamento completato. Ovviamente il firmware modulo e ricevente devono andare di pari passo, quindi devono essere entrambi FCC, LBT oppure Flex.
Perfetto, per oggi è tutto. Abbiamo visto come collegare, bindare e aggiornare l'R9 MX. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.